Il Pescara si aggiudica il triangolare di Pineto, primo memorial Matteo Vidio Serra, in ricordo del 19enne talento scomparso prematuramente in un incidente stradale. La squadra di Alberto Colombo ha superato per 4-2 calci di rigore nella seconda partita il Pineto di Amaulo con le reti di Cuppone, Mora, Lescano e Cancellotti dagli 11 metri e nel match finale per 4-0 lo Spoltore con i gol di Amore, De Marino, Germinario e Meic. Nella prima partita del triangolare del Mariani Pavone, vittoria per 3-0 del Pineto sullo Spoltore con i gol di Maio e la doppietta di Brachini. Ma in casa bianca-azzurra si guarda ovviamente all'avvio del campionato. È certo che dopo i ricorsi di Teramo e Campobasso al Consiglio di Stato, che si pronuncerà il 25 agosto, slitterà l'inizio del torneo, probabilmente dal 28 agosto al 4 di settembre o addirittura all'11, e anche di conseguenza il primo turno di Coppa Italia, inizialmente previsto per il 21 agosto, potrebbe slittare di una settimana. Sul fronte mercato si aspettano Ghion e Manzari dal Sassuolo. Nelle ultime ore si è riaperta concretamente la possibilità di ingaggiare Davide Merola, lo scorso anno al Foggia, 10 reti per lui e di proprietà dell'Empoli. Il Pescara tornerà in campo il 13 agosto alle 18 a Penne e il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, alle 17:30 a Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana. Per via del ritardato inizio del torneo, probabili altre amichevoli per fine mese.